compagnia di Carlo Prinzhoffer, che è qui uno degli attivisti, anzi dei fondatori del cantiere. E beh, chiediamo un commento adesso alla fine di questa riunione del direttivo, che è appunto un direttivo ma è anche intrisa di spirito creativo, perché insomma si è parlato di questo libro, In che mondo viviamo, e immagino ispirati da questo titolo, che è un po' anche una missione, il cantiere elaborerà anche nuove iniziative politiche, essendo cultura politica e politica e cultura. Insomma, come sempre fai delle introduzioni molto attinenti al caso. Noi partiamo poi da, da un vecchio detto, insomma, che tutto è politica, no? È difficile distinguere qualcosa che non sia politico da quello che lo è. Noi con questo libro, ma anche con l'attività del cantiere, con questa interazione tra tutti i soci, anche di culture diverse, diciamo di opinioni diverse, che però noi facciamo in modo, con un metodo che sembra stia avendo un certo successo, facciamo in modo che tutto questo coesista in un discorso più o meno armonico. Poi insomma, qui il discorso sulle armonie, che cosa è bello e cosa non bello, ci porterebbe lontano. Però questo, diciamo, questa attività comunque apre un pochino verso altri orizzonti invece di chiudere. Questa chiusura è quello che noi cerchiamo di combattere, perché la chiusura significa opinioni personali, soggettive, emotive, prive di veri riscontri, prive di verifiche, di controlli. Quindi ho detto prima, questo porta a un meccanismo illusorio nel quale, con molta autoreferenzialità, quasi tutti parlano esprimendo legittimamente quella che è la propria opinione, però scambiandolo per altro, spesso in politica scambiandolo addirittura per cultura. Allora lì noi del cantiere un po' puntiamo i piedi, insomma, ma che cos'è la cultura? È, come molti credono oggi, e che è un grande danno, solo informazione magari mischiata a comunicazione, informazione spesso impropria, spesso non approfondita, comunicazione un po' tronca, un po' impropria? Il sapere per noi è un'altra cosa. Per noi il sapere non è nemmeno conoscenza, che conoscere qualcosa significa tu l'hai letta, e sapere è un insieme di cose, tra cui informazione, conoscenza, comunicazione, però è qualcosa d'altro, c'è anche esperienza. Quindi l'esperienza è il valore aggiunto che trasforma un'informazione, una comunicazione, una conoscenza in sapere. E questo però, insomma, siamo in pochi ad avere la pazienza di fare tutto il percorso che lo porta. E tutti quanti ricorderanno che una volta chi sapeva veniva chiamato sapiente. Oggi farei fatica a chiamare sapiente qualcuno, nemmeno voglio dire degli studiosi in maniera verticale della propria materia. Possono essere sapienti della loro materia, ma il sapere è cosa altra. Il sapere è un mondo altro che noi stiamo inseguendo, e questo è qualcosa su cui i giovani vorrebbero saperne di più, insomma. Però chi glielo dà questo metodo, questa capacità di farli attendere che le cose maturino, che le cose vengano decantate? Quello che noi chiamiamo nel cantiere il metodo. Il metodo è fatto di criteri di scelta, i criteri di scelta devono essere pazienti, controllati e verificati, un po' come in un progetto, in qualsiasi progetto, se tu lo studi, poi lo controlli e poi lo verifichi, può essere, come dire, una buona costruzione di un buon edificio. Al posto dei mattoni ovviamente noi non abbiamo che le parole, però le parole hanno una loro magia, torniamo alla magia della parola. Perfetto, allora con questo invito ringraziamo Carlo Prinzhoffer e lo ritroveremo ovviamente in questi appuntamenti del cantiere che Libre TV segue da tempo. Grazie, grazie davvero. Grazie a me.